E da oggi i vostri quadri si vedranno anche al buio. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Nuova recensione, nuovo prodotto. Un prodotto veramente crazy, folle, davvero mai visto prima. Almeno io non lo conoscevo. Me l'ha inviato la Ferrario ed è il loro Phosphorus, il colore acrilico fosforescente. Quando l'ho visto distrattamente ho pensato che fosse fluorescente, quindi un fluo, ho detto vabbè, un colore come tanti. Poi mi sono messa bene a vedere, dico no, fosforescente, significa che si vede la notte? Significa che si vede la notte? Wow, voglio provarlo subito e l'ho provato insieme a voi. E allora spostiamoci sul piano da lavoro e vediamo come si è comportato il Phosphorus della Ferrario. Ed eccoci pronti per provare insieme questi nuovi colori acrilici fosforescenti, gli acrilico Phosphorus della Ferrario. Io qui ho la gamma colori che va dallo 01, anzi dallo 001 allo 006 e i nomi sono 001 giallo, yellow, 002 arancio, orange, 003 red, rosso, 004 violet, violetto, 005 sky blue, azzurro, 006 verde green. Allora, sono già dei tubetti molto accattivanti nel packaging e molto molto accattivanti per i giovani, quindi io credo che si rivolgano a un pubblico più che altro di esploratori giovanissimi e sperimentatori. Il tubetto è un tubetto metallico con tappo in plastica e si svita molto molto agevolmente. Come vi dico sempre, per i colori acrilici questa è una soluzione che mi piace molto. Consumando bene il tubetto, quindi spremendo dal basso e appiattendolo di volta in volta molto bene nella sua parte inferiore, quindi non lasciando bolle d'aria all'interno, il colore si mantiene fresco a lungo e non può capitare quello che capita invece nei vasetti, che se conservato a lungo con uno spessore d'aria in mezzo, quindi se il vasetto è mezzo consumato, si possa incorrere in un'essiccazione precoce. Quindi primo punto a favore di questi Phosphorus. Adesso però dobbiamo provarne la resa e la proveremo su tela bianca e su foglio nero in modo da vedere l'effetto. Guardandoli sembrano colori tutti molto fluo e anche molto leggeri, quindi poi in caso prenderò anche la precedente prova degli Acrylic Master Glossy, sempre della Ferrario, e andrò a rinforzare con questi colori i colori classici, diciamo così, in maniera da vedere anche l'effetto combinato con acrilici di normale resa, intendendo per normale resa appunto l'acrilico non fosforescente. Fosforescente significa che si vedono al buio, che brillano al buio, quindi è una nuova frontiera dell'arte, l'arte notturna. Magari uno fa un quadro normale, poi ripassa sopra questi colori sui colori originali classici e il quadro vive 24 ore indipendentemente dal fatto che ci sia la luce per guardarlo, per osservarlo o meno. Proviamo insieme intanto la texture e la modalità di coloritura. Come vedete, all'apparenza il colore è molto fluo, è un giallo appunto fluo nel vero senso della parola. La pasta è morbida alla lavorazione e vediamo la resa colore. Ecco, come pensavo, sono colori molto molto trasparenti, quindi non credo siano colori da utilizzare soli, ma sopra altri colori classici, perché vedete, sì, il colore c'è, però è molto trasparente. Vediamo sullo scuro, anche sullo scuro, visto? Non si percepiscono. Sicuramente, invece, prendendo questo, scusate, anche se non segue l'ordine non fa nulla, porto indietro, e colorando metà di questo, così che possiate poi vedere la differenza al buio, con il giallo, sicuramente l'effetto sarà quello desiderato. Proviamo l'arancio. Pulisco il pennello, lo asciugo, lavoro un po' e lo passo ovviamente sulla mia tela bianca. Anche l'arancio, come vedete, c'è, si vede,
ma è molto molto delicata come colore. Sul nero invece proprio scompare, non si vede, come il giallo del resto. Cosa che secondo me sarà molto diversa, e qui devo andare ancora indietro, scusate, voilà, sull'arancio che invece avevo fatto con i classici glossy. E andiamo sul rosso, posizioniamolo sulla tela, questo si vede un po' di più, ma è sempre trasparente. Eccolo, sul nero, anche sul nero è maggiormente evidente, non so se da videocamera non percepirete nulla, e andiamo a stenderlo anche sul rosso che avevamo colorato prima con gli acrilici più tradizionali, i glossy, i master glossy. Il violetto, anche lui appunto quasi impercettibile su tela bianca e su foglio nero, il che potrebbe essere anche una bellissima idea, fare un lavoro tutto colorato su foglio nero che non si veda su foglio, su tela nera, e che poi la notte, wow, tiri fuori il nostro messaggio. Potrebbe essere un modo diverso di decorare, no? Un modo molto notturno e misterioso. Adesso andiamo sul violetto classico e stendiamo metà superficie. Il verde, tipico verde fluo, stendiamolo su tela bianca e come al solito si vede, ma è trasparente. Diciamo che sul bianco si vedono tutti e si vedono anche in videocamera abbastanza fedelmente, quindi volendo. Sul nero alcuni sono più evidenti, finora il rosso e il verde sono quelli più sfacciati, diciamo così, sul nero. E adesso illuminiamo un verde che già avevamo passato con colore classico. Ultimo colore, l'azzurro, il blu. Vediamo su tela, anche su tela, è un celeste appena accennato, però si vede. Sul nero, come gli altri. E adesso proviamolo sul blu che avevamo fatto con i colori classici. Allora, fino adesso vi posso parlare della stesura. La stesura è molto semplice, anche perché essendo lucido al momento del passaggio, dove passa il pennello, sia sul nero che, sul bianco si vede, che sul colorato, si vede perfettamente. È molto morbida. Non ho provato a miscelare, cioè, se miscelo un giallo e un azzurro insieme, verrà fuori un verde fluo? Proviamo, sì, visivamente sì. Vediamo se funziona dal punto di vista fosforescenza. Vediamo. Facciamo anche i nostri soliti esperimenti. Le miscellane. E vabbè, se fa il verde fa tutti gli altri colori, insomma, anche se non sono primarissimi come situazione. Facciamo anche un arancio col rosso e sì, col giallo, viene fuori dal punto di vista miscela sicuramente. Voi non lo vedete, ma è qua. Divenire viene fuori. Adesso vediamo se sarà fluorescente come gli altri. La cremosità è ottima, la stendibilità è ottima, la traccia del pennello è modulabile, può essere lavorato sia in maniera materica che in maniera liscia, stesa, come tutte le paste acriliche. Basta lasciarlo, appunto, guardate, basterebbe lasciarlo leggermente più pastoso e lui verrebbe comunque ben messo in evidenza. È facilmente lavorabile, è facilmente lavorabile anche a spatola, quindi sì. Come texture non differisce affatto dagli acrilici master glossy di cui vi ho parlato poco tempo fa e di cui vi allego il link tra le schede informazioni, vi si aprirà il video proprio in questo momento.
è il video relativo per intenderci a questi saggi. Quindi, dal punto di vista lavorabilità sono ottimi. La resa su bianco, se li vogliamo usare in purezza, è questa, quindi molto blanda. Non so che tipo di lavoro potreste farci, dipende soprattutto dalla vostra creatività. Adesso, prima di lasciarvi, vorrei provare un'altra cosa, l'ultima. Io lo so che vi tengo tantissimo, ma quando faccio una recensione prodotto lo faccio per farvi acquistare qualcosa con cognizione di causa, un qualcosa che magari a me è piaciuto, che voglio consigliarvi, ma di cui voglio che voi abbiate la consapevolezza di ciò che state acquistando. Ora, insieme a voi, voglio provare una cosa. Voglio provare a miscelare un acrilico classico, userò il Master Glossy, con un Phosphorus. Quindi non a sovrapporlo come ho fatto qui, vedete che già sta assumendo un tono differente in videocamera, perché dal vivo no. Dal vivo i colori sono più o meno rimasti fedeli, questo è un poco più chiaro. In videocamera questo spara parecchio, la differenza è l'unico, ma dal vivo no. Comunque, bando alle ciance. Vediamo cosa succede miscelando due verdi. Metto pari quantità e mescolo ben bene. Il colore viene un po' diverso dal... No, il colore viene simile all'originale, semplicemente un po' inacidito nel tono. Vabbè, ma questo dipende dalla fluorescenza più che dalla fosforescenza del tono del colore. Provo anche qui, quindi vedete che sul nero comincia a vedersi maggiormente, ovviamente, perché c'è il colore acrilico che colora, lo vedete? Yes, ora sì, magari. E proviamolo anche in pasta. Anche in pasta è lavorabilissimo, come sempre. Questi colori sono molto belli perché sono molto lavorabili. Ovviamente sul nero, se vogliamo dei colori più intensi, basta passare l'acrilico di bello, che si asciuga in fretta ed è sovrapponibilissimo. Quindi adesso facciamo asciugare tutto. Abbiamo provato tutto quello che si poteva provare, l'abbiamo miscelato con un altro acrilico, lo abbiamo usato in pasta, le abbiamo miscelato tra di loro le tinte per creare le secondarie e in modo da creare così le primarie, l'abbiamo usato in purezza sul bianco, l'abbiamo usato in purezza sul nero, l'abbiamo usato come topping sopra, come finish, diciamo così, sopra il glossy, che però vi avviso rende matte, cioè una volta che lo passate sopra l'acrilico normale, se state usando un glossy perderete la componente glossosa e vi rimarrà un acrilico normale matte. Adesso vediamo se al buio questi colori sono fosforescenti, quindi che cali la notte e andiamo a vedere insieme. Questo colore a me piace, certo non è un colore da avere assolutamente, questo lo capisco bene, però se volete dare un'impronta di wow a un vostro quadro, magari dipingerlo tutto in un modo e poi tracciare, io ho pensato, mi sono fatta questo flash bestiale, allora dipingere un quadro normale e poi la notte con questi colori traslucidi, semi-trasparenti direi, alcuni quasi non si vedono se apposti su una materia molto forte, potete dare dei colpi a creare una nuova composizione e quindi far uscire un nuovo quadro notturno, magari qualcosa che sia di suggestivo, una veduta marina o qualcosa appunto che susciti un'emozione forte o un'emozione prettamente notturna, non so. È un prodotto molto particolare per nuove sperimentazioni, nuove tendenze, che può essere utilizzato sia per il fai da te, la creatività spicciola per i ragazzi, per sorprendere con qualcosa di nuovo, ma secondo me, se ben immesso in uno studio profondo di colore acrilico, può diventare qualcosa di più, può far diventare un'opera d'arte fruibile 24 ore. Bene, io ve l'ho presentato, i prezzi li trovate naturalmente qua sotto nel box informazioni, se vi piace fatemelo sapere tra i commenti, se avete idea di come utilizzarlo fatemelo sapere sempre tra i commenti, se il video vi è piaciuto, indipendentemente dal fatto che vi piace il colore, lasciatemi un bel pollice in su e naturalmente io vi aspetto sempre
sempre anche su Due Cuori Una K e su Ombretta, i miei altri canali. Vi aspetto veramente numerosi, ci tengo che ci siate anche lì per guardare un'altra parte di Ombretta, non soltanto quella tecnica e professionale. Quest'anno scopriremo tanti materiali insieme su Arte per Te. Sono lieta di aver cominciato questo filone con i colori acrilici, perché molto presto, e quando Ombretta dice molto presto si parla sempre tra due mesetti, comincerà il corso di pittura acrilica. Quindi tutti pronti, sfoderati i pennelli, di cui vi parlerò anche, e tutti pronti per dipingere anche ad acrilico. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto, io vi rimando al prossimo. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, ciao, ci vediamo la prossima volta!